love if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Eccoci, ben ritrovati con questa quarta tappa GR3 a Monza. E oggi ad affiancarmi in cabina di commento c'è
Il mitico Gigi Rox. Buonasera a tutti, ragazzi. Ciao ragazzi, buonasera e buonasera anche a te, Edo. Ciao. Buonasera. Allora, intanto, come potete già sentire dai rombi in sottofondo, adesso ci trasferiamo subito in pista perché sono partite le qualifiche e Esatto. siamo in 13 partecipanti stasera e abbiamo praticamente Nick 89, scuderia 24. Poi abbiamo Azzurro Napoli, scuderia Racing Team Italia. E a seguire Matteo Fix, 3D Rap, Ace of Peak, che oggi sarà l'unico della scuderia ITR a correre proprio perché Sturla oggi è assente. Poi abbiamo a seguire, non so perché non mi sta andando alla quinta posizione. Eccolo qua. Abbiamo Luca Devil 90, host di stasera. Scuderia Fonzar, se non erro. Esattamente. Poi abbiamo Alecala 06 di scuderia Fonzar, quindi compagno di squadra di Luca Devil. Buonasera Debbie, buonasera Sbinotto, intanto buonasera a tutti in live. Poi in settimo al momento abbiamo volume di gioco basso, lo solleviamo, eccolo qua. E Hai dovuto abbiamo... anche Sì? infogare che più o Ah, meno. giusto, hai ragione. Vedi, guarda, mostra solo informazioni di gara e si è buggato, ovviamente, Gran Turismo è Gran Turismo. Bug Turismo. Ditemi anche se l'audio di volume, cioè l'audio di volume, se il volume di gioco adesso va bene. Intanto abbiamo Mattia 76 che si mette in sesta posizione. E a seguire Luca Devil. Poi abbiamo Falco in ottava. Scuderia mai subito casa, azienda plus, azienda più. Un po' ha tardato Ace of Peak perché ha fatto quell'errorino che ce l'abbiamo inquadrato praticamente in uscita di Esmo 2. Poi abbiamo Samtor in undicesima, scuderia A24, e Mancio 300 che è in dodicesima insieme a Trip. Ma stanno facendo qualche trucchettino, vedremo un po'. Intanto Azzurro Napoli si becca un bel 47-0 così al primo giro. Che dire, che dire. Stanno facendo una super qualifica per il momento, Sì, adesso vediamo un po' che tempi sparano, per adesso siamo ancora agli outlap, quindi penso che tra un minutino iniziamo a avere i tempi seri perché stanno tutti facendo il loro giro. Con Mancio che è iniziato adesso, si è lanciato in questo momento. Ok, perché infatti ho visto che ha fatto un tempo Sì. abbastanza lento al momento. Eccolo qua, Mancio che si lancia subito per magari cercare di fregare la polla ad un azzurro che oggi a Monza va veramente forte. Infatti ancora un bel Sì, fuzzy, sta ma facendo. Azzurro si migliora. Vediamo se scende sotto il 47-0, ma un decimino, No. 47-1. Decimino più lento Non di hai sua conti bestia. che. E Nick 89 si migliora e si porta solamente un decimo da lui, da Azzurro Napoli. Quindi attenzione che anche 97 lui. millesimi, eh sì. Attenzione perché Kimi Ice entra ai box gli ultimi 4 minuti restanti. Ah, Matteo Fix ha toccato un po' l'erbetta. C'è TripAdvisor che sta facendo fare la foto ai fan della sua macchina. Andiamo subito a vederlo. Sta mostrando la sua Mercedes bordo pista. Ecco Azzurro Napoli, intanto che sembra migliorarsi ulteriormente. Intanto Samtor, quinta posizione per lui in 1.48 e 42. Non Gran capisco giro. perché non funziona il numero 5 della tastiera, quindi il numero 5 ovviamente ci devo andare sempre così. E poi in sesta posizione abbiamo Dariuccino Panzon. Sì, sta facendo delle grandi prestazioni da quando è entrato in campionato, quindi anche lui da tenere d'occhio. Compagno di squadra di Azzurro Napoli, anche lui la supera, quindi È attenzione. una bella macchina ma molto difficile da domare, eh? Molto molto Sì. difficile. Intanto anche Ace of Peak si migliora di 3 decimi, quindi potrebbe forse prendere anche la settima posizione. Sicuramente. Poi c'è anche Matteo Fix che ho visto che si è messo davanti di soli 4 millesimi davanti a Samtor in quinta. Samtor. Sì, quindi Sono molto vicini. giratissimo. Sì.
Intanto su voglio 48. andare anche a vedere Ace of Peak, che ora sta per tagliare il traguardo, e sono curioso di vedere se riesce almeno a fregare la posizione a Dariuccino o se non addirittura quella di Samtor. E invece riesce a fregare Dariuccino, ma Samtor è a 3 decimi da lui. Invece Mattia si migliora, 48-0-16, a soli 2 decimi da Dariuccino. Invece Luca Devil lo vedo forse un po' attardato, magari non si trova con la sua macchina, ma so che comunque a Monza va forte, quindi vedremo in gara se riuscirà a dimostrarsi. Ah, poi ti dico anche che Azzurra Napoli ha passato ancora il tempo di mezzo secondo e ha fatto un bel 46,5. Adesso vediamo Mancio, che arriva alla parabolica, che tempo stamperà. Sembra, se avvicinarsi, sembra velocino, ma non penso possa fare il 46. Adesso vediamo, perché sembra un po' sì, più tempo alto, tempo alto. Sì, infatti 48 è molto molto alto il tempo di Mancio al momento. Non mi fa vedere l'ultimo giro fatto, però dovrebbe essere un 48,7. Sì, 48 e no, 8, sì, 48 e 8, quindi probabilmente un errore. Adesso vediamo che c'è anche Kimi Ice, che questa gara era assente, quindi sta cercando di spingere più possibile per recuperare i punti. Kimi Ice che è un compagno di squadra di Falco, quindi esattamente, sì. Attenzione, sì, sì. Gli unici ad avere Dodge Viper, mi pare che ci sono solamente una Dodge Viper, una Stone Martin e un Brand Mercedes. Cioè praticamente le macchine più utilizzate in questo campionato sono proprio Toyota. Sono più Toyota che altro. Sì, due scuderie con la Supra, e poi cioè, abbiamo la Hyundai, poi come dicevi la Viper, la Aston e la Jaguar. Tanto e vabbè, la Mercedes si mette a 13 millesimi da Kimi Ice, ma TripAdvisor frega la quarta posizione a Kimi Ice dandogli 6 decimi circa. Sì. Sì, per adesso quella soglia del 47-1 sono lì Mancio, Nick e TripAdvisor, che si danno praticamente centesimo, qualche centesimo uno dall'altro. Sì, perché infatti adesso sono molto vicini dal secondo al quarto. Sì, l'unico che è riuscito a scendere sotto il 47 adesso è Azzurro Napoli, ma stiamo attenti a vedere Mancio, perché arriva adesso e sembra che si sta migliorando, quindi attenzione, occhi puntati su di lui. Vediamo. Magari migliorarsi ulteriormente. Riesce lo a fa fare di 47-0 e dunque a giudicarsi al momento la seconda posizione, dando un decimo e 40 a Nick, che adesso però sta portando decimo 2. Attenzione che è l'ultimo giro per tutti adesso, quindi ultimi colpi, vediamo cosa peccato si per posizionano. Nick. Peccato per Nick, perché poteva usufruire della scia qua in rettilineo, ma purtroppo si è ritrovato un 3D rap fuori e non lo ha potuto aiutare, quindi vedremo. Sta migliorando i due decimi, quindi sarebbe davanti a Mancio, vediamo. Sì, se sì, secondo me lo stesso potrebbe riuscire a portarsi la seconda posizione, anche se vedo Trip anche molto affiatato stasera, vediamo se anche lui riesce a migliorarsi, però forse Trip ha trovato del traffico. Vediamo adesso Nick se si migliora sul traguardo, mi sa di sì. Attenzione. Si migliora di 3 decimi. Seconda posizione per Nick, Trip si migliora ma non abbastanza da fregare la terza posizione al compagno di squadra. Dariuccino, qui arriva anche Dariuccino. Taglia ora il traguardo. Si migliora ma rimane in quinta. Kimi Ice, vediamo Kimi Ice. E passa ripassa in sesta. Sì, sesta posizione. Sì. Samtor resta in nona e abbiamo finito le qualifiche. Quindi qualifiche piuttosto tirate. Ai ai ai. Questa gara è molto molto tosta secondo me. Sì, qua adesso sicuramente Azzurro Napoli mi sa che avrà un po' di problemi in partenza, visto che non è proprio lo spunto migliore la Supra, però sì, stiamo a vedere, sì, perché comunque
come si dice, i metri che separano il traguardo dalla prima curva sono tanti, quindi può succedere di tutto. E stiamo a vedere cosa Assolutamente. succede. Tanto i Questa gara sprint di semafori 15 minuti. Via, sono, partiti eccoli, sono tutti. partiti. Partenza completamente in Pattinato un drift po' per duro. azzurro. Infatti Nick col suo grip riesce a passarlo insieme anche a Trip. Mamma mia, che frase che mi è uscita. Attenzione. E Attenzione Trip con il grip all'interno. Ha all'interno. dovuto mollare ovviamente, se Con no sarebbe successo un patatrack lì. Quindi regolare qua Nick in curva scappa. 1 tranne Matteo Fix si gira, sarei stato toccato da Dove? qualcuno. Ultima Andiamo. posizione, tredicesima, e si è Mamma mia. girato, ha perso Andiamo a vedere in cosa è sesta. successo. Ecco Matteo Fix viene appena appena toccato da. Viene appena appena toccato da Ace of Peak all'inizio e poi da Ryucino Panzon che si trovava lì all'interno ormai e un colpettino lo ha fatto girare. Tutto da rifare per Matteo Ecco, Fix, ma vedremo un po' come andrà. Sampdor ha guadagnato un paio di posizioni al via, quindi adesso sta cercando di scappare. E qua dietro abbiamo un bel gruppetto con Falco, Ace of Peak, Luca Devi, Alecala. Quindi stiamo adesso Bel tengo un occhio qua su trenino. di loro. Quindi tu Eh passa pure sì. avanti che io sto attento qua. Sì, vado da Nick che ha già un secondo e uno di distacco su Azzurro Napoli che ha ripreso praticamente Trip e curva dopo curva mangia decimini a Nick. Quindi si vede qua come Azzurro riesca a giostrarsi meglio rispetto agli altri e magari sarà anche il fine della Toyota, però qua è una gara anche di consumi, eh. Sì, ti segnalo anche che ci sono delle penalità qua all'Ascari, sono cercate un paio di penalità, Le ho quindi prese. attenzione anche lì, sarà un bel fattore questa cosa delle penalità perché sappiamo bene come qua a Monza è un attimo, in tutte le chicane che ci sono Eh si fa un attimo sì. per le penalità, Intanto quindi sto seguendo Mancio occhio. che è in quarta posizione, si mette subito all'interno nella prima variante. Machimi Ice chiude benissimo la traiettoria, mentre TripAdvisor l'ho visto un po' attardato, era in seconda posizione in partenza e ora si trova in quinta. Però torno da Nick, che riesce a riprendersi un secondo di distacco sul rettilineo, quindi sembra comunque che la Jaguar abbia una velocità di punta superiore rispetto magari anche alla Toyota. Però mamma Attenzione qua. mia, dietro Mancio, Azzurro. penalità. Secondo e mezzo di penalità, attenzione Mancio. Lì purtroppo il cordolo basta che lo schiacci appena anche con due ruoticine e lì la penalità è immediata. Attenzione perché infatti qua abbiamo un bel trenino composto da Kimi Ice, seguito da Mancio, TripAdvisor, da Ryucino. Mancio riscontra penalità, passa Sì, Trip. fa passare Trip, ho visto. Mentre attenzione, Dariuccino, compagno di squadra di Azzurro Napoli, sta cercando anche lui di avvicinarsi al gruppetto dei primi 5. Sarebbe veramente fondamentale per Race Team Italia, comunque, una buona posizione anche per Dariuccino, perché porterebbe veramente i punti preziosi in scuderia a Race Team Italia. Quindi Eh sì, vediamo sono tanti dei cosa. primi. Vediamo infatti come si comporterà Dariuccino, mentre Sampdor subito a seguire un secondo e sette e si avvicina veramente tantissimo da Ryucino anche in uscita della curva della parabolica. Tanto per dirti una piccola carrellata gomme, ti dico che i primi 5 hanno tutti super morbide. Bene. Poi abbiamo Dariuccino con gomma morbida, anche Ok. Santoro a seguire monta le morbide. Poi abbiamo Ace of Peak in ottava posizione con super morbide. Poi stessa strategia per Luca Devil in nona. Poi invece Alecala in decima anche lui super morbide, Matteo 76 morbide, Falco 72 morbide e Matteo Fix che sta chiudendo lo schieramento, anche lui morbide. Quindi diciamo un 50-50. Attenzione a Azzurro Napoli, sarebbe ha fatto Ci un sono. errorino Nick, mi sa. Andiamo a vederlo infatti se ha fatto qualche errore qua nelle ESMO. Eccolo qua, ha perso un po' di aderenza nella seconda variante.
all'ingresso della ESMO, infatti azzurro lo ha praticamente. Attenzione Kimi Ice, 3 secondi penalità, attenzione. Ho visto dal replay. Mancio invece ha solo 2 decimi da scontare, mentre Kimi sconta adesso in rettilineo. E Trip dunque si aggiudica al momento la terza posizione, mentre Mancio in quinta ha scontato tutta la penalità all'ingresso della Ascari e adesso al rettilineo. Adesso chi punta tipo per la prima posizione, che avevo Zio Napoli che si accoda qui alla parabolica per poi scontare tutta la scia sul rettilineo. Vediamo se riesce a recuperare il sorpasso. Sì, sto vedendo parecchie penalità, quindi attenzione perché sono determinanti in certe situazioni, quindi non da non sovvalutare. Intanto Zio Napoli passa, l'azzurro ne ha di più, non so cosa è successo qua. L'azzurro ne ha di più, lo ha passato all'inserimento della curva 1, incredibile il sorpasso di Azzurro. Mamma mia, sì, cosa fa? Vediamo anche a livello. Ma non capisco perché la mia tastiera qua sta avendo problemi. Quindi non mi ha preso al momento giusto, peccato. Intanto Azzurro Napoli ora tenta la fuga, 8 minuti restanti, 8, anzi 9 minuti restanti, tenta la fuga su Nick e prenderà dunque il suo passo. Eh sì. Adesso Mancio sicuramente, adesso che ha fatto fuori la penalità, inizierà a fare dei bei giri anche lui e ha già messo nel mirino Kimi Ice, quindi sì. Sicuramente deve difendere la sua leadership in campionato, quindi deve fare i punti possibili. Certo, tenendo conto che il principale rivale per Sturla è assente questa sera, sono tutti punti guadagnati, però deve massimizzare il punteggio, quindi non può permettersi di, come dire, non si deve accontentare, ecco, diciamo così. Assolutamente. Intanto Nick già un secondo e mezzo di distacco su Azzurro Napoli, quindi Azzurro Napoli sta proprio martellando, mentre TripAdvisor si avvicina alla seconda posizione di Nick. Ora infatti sfrutta anche la scia in rettilineo e riesce infatti a prenderne un paio di decimi. Intanto qua chiedono in chat cosa sia successo ad Ariuccino Panzo, che in ottava posizione adesso sta rischiando anche sta lottando per la settima, ragazzi, scusate, ma Santor riesce a prendergli la posizione all'interno in modo veramente pulito, nessun contatto tra i due, quindi complimenti a Santor e complimenti anche a De Lucino che ha fatto eseguire la manovra di sorpasso senza nessuna ricerca sul contatto. Intanto andiamo da Luca Devil che è in nona posizione e con quest'auto ti posso garantire che rispetto alla stagione scorsa lo vedo un po' in difficoltà. La stagione scorsa mi ricordo che avesse l'Aston Martin. Sì, esatto. Sì, l'anno scorso stagione faceva dei bei risultati, ma comunque adesso, pur essendo nono, ma sta tenendo un bel passo. Adesso sto vedendo che ha fatto un 48, un 49, quindi per la fascia di piloti in cui è, ci sta, poi tenendo conto anche che questa stagione abbiamo detto più volte che il livello si è alzato veramente tanto. Veramente sì, molto più tosto questo campionato secondo me. Sì, c'è molta più competizione a livello proprio di velocità pura, ci sono tanti piloti da battere, piloti forti, ecco. E quindi bisogna migliorare, ecco, diciamo. Attenzione perché intanto Ale Cala è in un panino 3 di rap, inseguito da Matteo Fix e all'inseguimento di Mattia 76, ma Matteo Fix intanto ha già recuperato Falco, quindi che dire, Matteo Fix sta cercando la rimonta per un errore che gli è costretto a fare. Non sta mollando niente. Purtroppo Gran Turismo, quando cerchi anche involontariamente esci fuori strada, quando ti resetta e ti riporta indietro, mamma mia, ti fa perdere le posizioni e tantissimo tempo, quindi Matteo è stato veramente sfortunato in questo punto.
Sì, in quel punto lì sì, anche perché già di suo aveva perso con quella per contatto, ma poi veramente quel riposizionamento l'ha praticamente massacrato perché ha perso tantissimo. Sì, no, Peccato ma veramente secondo me. perché sono convinto che sarebbe rimasto in quel gruppo circa quinta, sesta posizione, vedendo poi il tempo che ha fatto in qualifica, il passo ce l'aveva. E poi vedremo che in gara 2, visto che è quella più importante, ecco, Sì, gara 2 entreranno proprio le cosa farà. strategie, quindi vedremo come se la giostreranno qua i piloti e come tratteranno le loro auto nella gara da 40 minuti, perché qua in gara sprint si nota proprio l'Azzurro Napoli che sta volando, 3 secondi e 6 di distacco su Mick, e continua ad aumentare il passo, quindi si vede che in linea di Bene che massima. c'è Trip affiancato a Nick, sta passando, vediamo se riesce a chiudere il sorpasso, ma qui all'interno c'è ancora Nick, la parabolica. Attenzione perché Sono fianco a fianco. l'esterno qua può giovare su Trip, infatti riesce Qui ad Mancio allargare la sta posizione. facendo. È una posizione perfetta per lui perché riesce a prendere sia la scia e poi sta anche, cioè, come dire, sta anche accorciando il Sì. distacco visto che sono in lotta, quindi tutto è guadagnato per lui. Però qua Nick è staccato adesso profondo. la staccatona di Nick che lo riporta a riprendersi la seconda posizione. Ma attenzione perché potrebbe rispondere immediatamente Trip qua con un po' di scia in questo rettilineo prima della seconda variante. E magari in uscita di ESMU 2, se riesce a tenere queste distanze con Nick, forse potrebbe azzardare anche un sorpasso per tentare di riprendersi la seconda posizione. Mentre in tutto ciò, Azzurro Napoli a 4 secondi. E 9, anzi 5 secondi sul secondo, ragazzi. Si sta tenendo Incredibile. un passo stratosferico, 46,7, 46,8, 46,6, veramente un altro pianeta rispetto agli altri che stanno girando su, adesso in pochissimi stanno girando su 47, adesso gli ultimi che adesso sto guardando un po', Mancio, Ace of Peaks e basta su 47, tutti gli altri sono su 48, quindi Mancio prende l'interno su Trip. attenzione, Andiamo a rivedere c'è il qua ci stanno. sorpasso perché ha fatto un sorpassone. Stanno Mancio spostando. era completamente attaccato. Tanto saluto in chat Biker, Black Sail e ammazzo poi ciao ragazzi. Riesce a tenere l'auto in un modo veramente incredibile perché ha rischiato di uscire praticamente fuori pista. Grande Mancio. Assolutamente sì. E adesso i due prandelli vanno alla caccia di Jaguar 24. Vediamo subito cosa riescono a fare intanto i due piloti prandelli, anche se lì un Nick 89 non è da sottovalutare perché riesce veramente a tenere le distanze, anche se i piloti, ecco, prandelli si avvicinano, Nick riesce a difendersi in maniera veramente magistrale. Intanto Azzurro Napoli un altro secondo guadagnato in quest'altro giro, quindi da 5 secondi al giro precedente siamo saliti a 6 secondi di vantaggio. Con un ultimo giro stampato Sì, in 47-1. sta dando praticamente non meno di un secondo ne netto a giro, un secondo, secondo e mezzo di giro a tutto sta dando. Intanto Quindi Dariucino è riuscito a passare Samtor e a lasciarselo ormai dietro a 2 secondi e mezzo circa, anche più. Mentre andiamo a vedere anche. c'è anche SoftPix che sta raggiungendo Kimi Ice, quindi teniamo d'occhio anche lui perché poi anche, ti dico anche che Matteo Fix ha passato alle Cala e quindi adesso è l'undicesima. Subito a vedere Matteo Fix che sta Qui l'ha facendo fatto veramente la Caprio, signora rimonta. attenzione, Ultimo minuto. Mattia che l'ha persa in uscita di Visto. ESMO 2. Era a fianco al suo compagno di squadra. E infatti lo ha passato adesso Matteo Fix. Però che dire, andiamo da Ace of Peak in sesta posizione. Molto molto attardato purtroppo. Sicuramente non è stata una buona partenza per lui perché qua l'Aston va veramente bene. Infatti mi sembra strano vederla indietro.
però vedremo poi in gara 2 se riguarderà la situazione il nostro curva 1. Curva 1 Nick e Mancio ancora in lotta, con Mancio che ha parato l'incrocio, ma Nick si è difeso molto bene. Attenzione, e siamo ai primi. Sì, adesso manca l'ultimo giro, sì, l'ultimo giro per tutti. L'ultimo giro è Mancio, anzi, ci prova, sì, esce più forte, ma ormai la traiettoria a favore di Nick, perché eccolo qua, infatti riesce. Ha perso un pochino. Spin controllato per Mancio. Ancora scodata. Questa lotta incredibile, mentre intanto Azzurro Napoli 7 secondi di vantaggio su Nick. Sta girando ancora in 47 basso su Napoli, gli altri ormai sono tutti su 48. Attenzione, vedo Dariucino che sta crescendo. Dariucino, no, speriamo di no, speriamo di no, speriamo che portiamo a casa i punti. Sì. L'hai visto la gara? La gara? Era ripristinato, no, era andato un attimo fuori pista e l'ho visto fermo per un 10 secondi buoni, adesso si è ripristinato, per fortuna. Adesso ancora online. Intanto diciamo Azzurro Napoli affronta ora la parabolica e si mette sul traguardo finale, portandosi a casa giro veloce, qualifica e gara sprint. Complimenti, e anche Azzurro e Nick, la seconda posizione a casa. Eh sì. Quindi chiude il podio Mancio, poi TripAdvisor che rimane in quarta. Kimi Ice anche lui mantiene la quinta posizione, che appunto c'è stato un momento della gara in cui c'era Softpix che era molto pericoloso, ma deve essere poi che ha perso un pochino il contatto, ha fatto qualche errorino. Dariucino settimo, Sumpter ottavo, Luca Dei il nono, Matteo Fix quindi decima posizione dopo questa rimonta, Mattia 76. Eh sì, peccato veramente, perché andava, aveva un bel passo, sto tornando adesso 48 passi, girava, quindi non male. Non male, no, peccato veramente per quella partenza che lo ha portato a perdere tutte quelle posizioni e queste condizioni. Intanto torniamo qua in studio, Gigi Rox riattiva la webcam. Eccomi qua. Beh, che dire, nel frattempo che il nostro host preparerà la griglia per la gara Endurance, che dire, commenti per questa gara 1, anzi per questa gara sprint, cosa ti è sembrato? Ma secondo me allora c'è Azzurro Napoli che sta confermando ancora una volta la sua superiorità, cioè veramente era inarrivabile, perché anche secondo me al netto delle lotte comunque il passo che aveva lui era irraggiungibile, perché sì, girava sul 46, è l'unico che gira sul 46, l'unico. Quindi... Sì, è vero. Ha fatto parecchi giri in 46,8, 46,7, comunque 46 abbastanza spinto. E niente, che dire, secondo me adesso gara da 40 minuti, come ho detto prima, secondo me è più una gara di occhio al carburante, diciamo, perché la strategia, oltre al consumo gomma, vedrà anche bene il serbatoio delle varie auto, perché qua abbiamo le Toyota che sappiamo che consumano. Poi abbiamo anche le Jaguar. Le Jaguar che appunto tanto. Beve tantissimo. Sì. E anche la Aston Martin, se non erro, consumicchia. E niente. Sì, sarà una gara che dove la strategia farà un bel... giocherà un bel ruolo, ecco. Sì, quindi sì. Non bisogna sbagliare niente. E, mamma mia. Stiamo a vedere. Vedremo un po', intanto io mando il messaggio in background dalla live e scrivo: quando siete pronti, avviate la gara. Ok, quindi iscrizione, brava, grande Gigi Rox. E niente, allora, secondo me comunque sappiamo che Azzurro Napoli è un mago nella gestione di consumi, sia benzina che gomme. Quindi secondo me Azzurro Napoli potrebbe portarsi a casa tutti i punti della giornata di oggi. Quindi sì, sicuramente il favorito. Sicuramente il favorito adesso, quindi sì, molto probabilmente lo rivedremo ancora lì davanti, a meno di come si dice, di eventi
disastrosi, ma impossibili. Cioè, nel senso, per adesso sulla carta è quello l'uomo da battere e si Sì, sapeva già. al momento sì. Però abbiamo appunto un particolare che oggi manca Sturla. E Sturla lo stesso, so Esatto, che a sì. Monza andava forte. Già la stagione Infatti, scorsa col 4C andava. sì. Quindi è Sì, 4C, è peccato 4C. perché peccato sì, perché Sturla anche lui è tra quelli, diciamo, che contano, tra virgolette, tra quelli più forti di questa categoria, e anche lui è sempre andato bene qui a Monza. E quindi peccato che stasera non ci sarà. Quindi perde dei punti importanti, tenendo conto che adesso c'è anche la doppia gara, quindi Eh sì, è è quello un infatti. zero che prende. Infatti è quello il discorso, perché comunque un'assenza è comunque peggio che un ultimo posto, perché abbiamo appunto fatto una lista punti che anche l'ultimo arrivato comunque porta a casa pochi punti, però li porta comunque a casa. Quindi è un vero peccato Esatto. per Sturla che la sua scuderia non riesca a fare quei punti per doppi piloti, quindi l'unico a portare punti in scuderia stasera sarà Ace of Peak. E speriamo che in gara 2 riesca magari a portare bene questa Aston Martin, perché comunque lui è un super pilota, è molto veloce. E quindi secondo me si è trovato magari in difficoltà in questa gara sprint, ma si rifarà molto probabilmente in gara endurance. Adesso vediamo un po'. Intanto Sì, anche secondo me. io vedo ancora che alcuni piloti sono non sono pronti. Sì, adesso mi sa che ci siamo. Mi sa che la griglia è pronta, quindi possiamo partire, sì. Bene, bene, bene. Intanto vi faccio sentire dalle vostre case qualcuno che è uscito fuori, ma non vi dico chi. Questo è solo irriconoscibile. Ci ho fatto una stagione con questo suono. Bellissimo. Il nostro falco a bordo della sua Viper. Andiamo, andiamo da lui. Eccoci qua. Andiamo da Falco. Frattempo aspettiamo che il nostro host avvii la gara, visto che sembrerebbe tutto pronto. A bordo della sua Viper, ragazzi. Aldo, cosa mi combini? E sotto sterzi? Ecco qua. Avvia la gara Endurance e vediamo se strategia gomme rimarrà invariata rispetto a gara sprint. Tu pensi che partirà con le super morbide azzurro anche in questa gara, Matteo? Ma non lo so, io, cioè, da quello che abbiamo visto nelle altre gare, di solito lui predice di fare lo stint, quello spinto a fine gara. Adesso non spoiler cosa ha messo, adesso io lo vedo, però poi quando facciamo la carrellata lo saprete anche voi. Comunque, sì, di solito lui fa sempre lo stint da qualifica alla fine, come sempre visto, quindi Attenzione, vediamo. perché ecco che chi Partite subito. parte e le Mercedes replicano. Praticamente le Mercedes sono come nel gruppo 4, in Mamma mia, partenza fulmine e poi partenza ingarano. ignaris, eh? Bella Si sono partenza partiti ignaris. veramente. Ma anche Nick è rimasto lì in prima posizione davanti a un mancio affamatissimo insieme a Trip. Mamma mia, le Mercedes cosa stanno facendo? Secondo e terzo posto al momento, mentre Kimi Ice riesce a stare al momento davanti a Azzurro Napoli, ma dico al momento perché Azzurro Napoli sappiamo che è una bestia, Tanto curva 1, tutti sopravvissuti, tra virgolette. quindi. Intanto Dom Dila fa una richiesta di onboard su Ace of Peak, quindi mostreremo il tuo pilota richiesto. Sicuramente appena farà lo stint con le gomme più performanti, magari. Intanto Azzurro Napoli in quinta posizione a 2 secondi e mezzo da Nick, che è in prima posizione, e poi Ace in sesta. Oh, intanto vai sulla decima posizione perché è tutto un trenino tranne questi tre che sono l'uno Mamma dall'altro, mia! con Sampdor, Luca Luca Debil, Debil che cioè Sampdor e due soldi di sta fondo.
stava provando Luca Devi in uscita, ma la Jaguar ha veramente un sacco di motore, ragazzi. Ho visto un sorpasso di trip di Ace, ragazzi. Ace. Voglio C'è anche vederlo. Azzurro che ha passato Kimi Räikkönen, quindi Voglio passa in vedere quarta cosa. posizione. No, voglio vedere cosa ha fatto Ace. Ah, me lo sono già perso. Ti ha fatto un sorpasso. Eccolo qua. Al Falco. Attenzione, entra una parabolica, tutti affiancati ma si ricompattano. E Attenzione adesso perché. Drip sembra che è un po' più lento, Azzurro è uscito più forte, mi sa. Attenzione perché Falco è in agguato. È in agguato. Sta a vedere la sua preda lì. E adesso cerca di prendere la scia per recuperare su Ace. Si affianca all'esterno. Tenterà la staccata di San Brembo. Vediamo se riesce a fare la super staccatona su Ace. Riesce a guadagnare la sesta posizione, effettuando una staccata al limite. Ha fatto una staccata incredibile il Falco. Mamma mia, ragazzi. Da vedere e da rivedere. Ha fatto la staccatona, non me la fa cambiare la visuale perché ha fatto una staccatona assurda. Complimenti, complimenti a Falco. Sesta posizione, incredibile. Ma Ace risponde all'ingresso della seconda variante. Ci siamo persi, ma noi lo andremo a recuperare. Quindi andiamo subito a vedere il sorpasso che ha restituito Ace al Falco. Eccolo qua in staccata per l'ingresso della seconda variante. Ecco qua che subito Ace si riprende la sesta posizione. Grande, grande lotta tra Ace e Falco. Mentre Matteo Fili si notava posizione, vediamo se riesce a rimontare un po' di posizioni, visto che in gara 1 è purtroppo arrivato decimo e quindi è partito un po' indietro rispetto alle qualifiche. Ma andiamo da Nick. Con mezzo secondo di penalità in prima posizione e mezzo secondo di vantaggio su Mancio. Mentre Azzurro Napoli già in terza e TripAdvisor è sceso in quinta. Cos'è successo? Eccolo qua cos'è successo. Kimi e Trip hanno una penalità, niente male da scontare. Mentre Mancio è in Tanto scia su gira Trip. veloce Azzurro, sta spingendo tantissimo. Eh Se si sì. dicevi Mancio, attenzione Mancio, curva 1 Eccoci qua con all'interno. Mancio, ci prova e riesce a concretizzare il Prova sorpasso. l'incrocio Nick Mamma mia, all'esterno, un po' di scodate qua. Mancio. Mamma mia, Ma ragazzi. entriamo, mettiamoci sul Arriva cofano Azzurro, di è Azzurro. Sì, mettiamoci sul cofano di arrivato Azzurro Azzurro. perché ormai è lì, è a mezzo secondo da Nick, è in zona scia. Chiude tutte le porte, Mancio va all'interno Nick, prova la staccata, sono Ma affiancati. che staccata Azzurro, che staccata ha fatto Azzurro, si Mamma è mia. attaccato in... Mamma mia cosa sta In facendo Azzurro, tre, ragazzi. Si prende l'interno. Si prende in tre. Si muove qua, l'interno, si sfiorano un punto appena. delicato qui. Mamma mia cosa stanno Traiettoria. facendo. Nick che cerca di scontrare la penalità mentre Oh. Mancio. Mamma mia, che lotta, che lotta, i primi tre, che Spettacolo. lotta. Siamo solo Tutto. al terzo giro. Abbiamo anche Mamma Trip su mia. Kimi Ice, ma resta qui perché Diciamo che la questo lotta non tra gioca Trip più. e Kimi è una lotta a chi sconta prima la penalità, mentre qua c'è Nick Esatto. che infatti scontando la L'hanno penalità ha scontata. dovuto cedere la L'hanno fatta. posizione. L'hanno Però, fatta. cavolo, questo terzetto ci sta veramente facendo emozionare. Guarda qua, un Azzurro Napoli che Comunque adesso è in scia piena di c'è Nick. anche un Aldo che fa il 72 veramente in palla, sta tenendo benissimo il passo in questi primi tre giri. Ma È guarda comunque l'uscita lui. di curva, la percorrenza della Toyota rispetto alla Jaguar, alla Mamma mia. Mercedes, dove si è Attenzione a curva 1 che qua infilato. vedremo. Stacca Mamma quando mia, vuole in tre. lui e accelera quando vuole lui. Mamma mia, ha messo il turbo là sopra. Spettacolo. Ha messo il Mamma mia, turbo. 12 millesimi in tre. Mamma mia. Anzi, non vorrei dire All'interno cavolate. Nick. Mamma mia, All'interno prendono in tre. vantaggio. In tre in curva 1 e Nick Prendono vantaggio. riprende la prima posizione. Azzurro un po' scorbutico in uscita. Comunque non vorrei dire una cavolata, ma penso che la Supra sia l'unica di questo terzetto a montare una turbina. Perché penso Sì, no, che è Jaguar e vero. Mercedes siano aspirate, anzi Sì, Mercedes dovrebbe avere il è compressore. l'unica curva. Attenzione, ho visto un po' di sabbia alzarsi, ma no, è tutto regolare.
comunque sì, l'unica che c'è la turbina in questi tre è proprio la Supra, sì. Ma io, cioè, mamma mia, E ragazzi. sto spingendo a un bar al momento, un Cosa sta bar di turno. facendo? Cosa sta facendo Azzurro Napoli? Da notare. Oh, Nickel va via intanto, eh. Ho preso un pochino un sospiro di sollievo, ha dato un secondo a Mancio, Mamma forse è un po' in mia. difficoltà adesso. Perché è arrivato anche Kimi Ice però lì dietro, Sì. eh? È arrivato anche Kimi Ice. Facendo un po' Mamma un mia. tappo, tra virgolette. Madonna, si stanno ricompattando. Si stanno ricompattando i primi 5. Stanno ricreando Andiamo un alla Scari. trenino. Ma oh, attenzione, contatto, Azzurro Napoli e Mancio, però tutto Andiamo a ancora a vedere posto. anche se sembra. Oh! Lungo. Ha toccato la sabbietta Mi avanzo in sono uscita, l'ho dentro, ragazzi. tanto. Mamma mia. Ah sì. Trip qua potrebbe fare una. Appena appena. Giocata dalla quinta posizione, potrebbe prendere la scia di tre macchine. Adesso io sto attivo su di voi perché Sì, devo anch'io fare veramente. sono sul suo cofano perché ora è in scia Mamma di mia. Mancio. Potrebbe veramente Può fare qualcosa giocarsi con le di scie perché ne incredibile qua. ha tre scie su cui poter giocare e prendere più velocità possibile, però questo spinge Quindi a. zigzag. Attenzione perché anche Ace of Peak si sta avvicinando. Mamma Piano mia. piano, per via delle bagarre. Oh, Mancio! Oh, Mancio! attenzione Mancio, Cos'è riposizionato. successo, Mancio, ragazzi? Oh, attenzione, un po' di disastro, qua è entrato in Oh, pista, guarda Mancio! sparendo. Ai È successo un bel problemone qua. ai ai. Ai ai ai. Andiamo a vedere cos'è successo Abbiamo a Mancio. anche Kimi Ice che mi sembra che l'ha aspettato, infatti sì, ha aspettato Mancio, l'ha fatto ripassare, quindi penso che è stato lui che ha causato il contatto probabilmente. Ah sì, lo ha spinto, lo ha E spinto, lo ha spinto. Sì, ah, peccato. peccato. E attenzione Peccato, peccato. perché qua si stanno ribaltando le sorti sul pronostico con TripAdvisor che adesso è in terza posizione. Quindi veramente adesso si è Peccato. ribaltato completamente lo scenario, sì. Completamente. Peccato, Anche se peccato comunque. perché mamma mia, quel colpettino di Kimi Ice ha veramente fatto un caos tra la scuderia. Comunque Kimi Ice mi pare sia mai subito casa, azienda più. Cavolo, hanno Dunque c'è fatto dietro due piloti Mancio che veramente da antoia. comunque per quanto gli è andata male, ma è comunque a 12 secondi dal primo, quindi non è ancora finita per lui, certo, devo sorpassarli tutti, Bisogna però vedere. c'è ancora, secondo me c'è ancora Mancio, è Dovrebbe ancora della partita. sicuramente cambiare la strategia, magari. Vediamo un po' cosa Se combinerà. abbiamo. Vai anche da Riucino con Sumter e Matteo Fix, mamma mia quante lotte stasera, veramente incredibile Anche qua quanti. c'è un bel terzetto. Andiamo sul cofano di Sì. Qua Riucino. Si trovano c'è un sul po' di vantaggio della Jaguar traguardo. Mamma mia. comunque. Ah, voleva passare in mezzo, ma non c'ha più lo spazio. Ah. Non l'ha più trovato. Ah, attenzione, si affianca. Si affianca. Da Riucino. Lunghissimi, Oh. arrivano, tutti due Ah, lunghissimi. riposizionato da Riucino. Peccato. Anche E Sumter ha intanto fatto la staccata Mancio. della vita. Mancio Sì, riesce a sì. recuperare per l'errore di Dario Uccino che lo ha riposizionato, lo ha portato nuovamente indietro. Peccato, ragazzi. Sta succedendo veramente un bel macello. In tutto questo Falco 72 quinta posizione. Con un Cioè, appena secondo preso e una mezzo di penalità. penalità, Appena preso esatto. adesso la roccia, però sta tenendo veramente botta il nostro Falco, Diciamo che quindi Falco al dai, momento sta sostituendo esattamente la posizione che aveva Kimi Ice. Quindi. sì, praticamente sì, esatto. Oh, attenzione Ace of Peaks, mi sa che, no, ho visto un po' le, no, no, niente, niente, no, mi sembra che avevo sbagliato, avevo fatto un errorino all'Esmo 2, ma Quanto è bella comunque sembrava la Aston che. Martin, mamma mia, secondo me è la più bella di tutte. Aston Martin esteticamente, poi con questo colore che è appunto il nostro Omar, ha fatto ricordando la Attenzione, livrea Formula attenzione 1, è azzurro. spettacolare. Andiamo ad Attenzione azzurro Napoli. azzurro, Passato adesso. ha passato Nick, andiamo a vedere come lo ha Allora, passato. secondo me, probabilmente ha fatto un errorino la Scari. Sì, sì, Non lo sì, ha so. toccato l'erbetta in Però. uscita e poi ne ha preso tutta la scia. Eh sì, infatti. Superando. Adesso però velocissimo con la Jaguar. Vediamo se ci ritenta. All'esterno, prova una staccata.
Ci prova, ci Adesso mi sa che sta prova. impostando un'imposta d'incrocio, ma Molto puliti entrambi. niente da fare. Comunque sembra proprio che la Toyota abbia un angolo di sterzo maggiore rispetto a tutte le sue avversarie. Dico anche Incredibile. che ha fatto 46,5, 46,5. Mamma mia, ragazzi. Nazzurro Napoli, super giri, super gara per lui, super punti per Racing Team Italia. Lotta anche con Luca Deville e Matteo Fix della Andiamo curva 1. subito. E Mancio Ah. lì che gli sta tenendo Eccoci. d'occhio, diciamo. Eccolo, ma Matteo Fix non molla, si prende l'interno e riesce a passarlo. Mancio! Quella è la curva spin per Mancio, perché è già ogni volta che lo vedo passare lì, anche di sfuggita, che l'inquadratura me lo fa vedere spinnare, mamma mia, è un colpo al cuore per Mancio Mancio. recupera un'altra posizione e adesso si sta mettendo. Intanto è colato via Ehi, un cartello scia! da dietro. Scia su Matteo Fix. Ora qua si prende all'esterno perché ovviamente l'Ascari diciamo Porta che tranquillamente, porta diciamo, ma vantaggio a sono stare all'esterno. Vediamo, infatti, staccata tiene l'interno all'esterno e riesce infatti ad avere la traiettoria migliore per l'uscita. Quindi grandissimo Mancio che sta facendo la super rimonta della vita. veramente. Sì, adesso sta un attimo, ha un pochino di spazio per fare il suo passo. Abbiamo Anche da 5 Riccino, secondi davanti a però sé. da Riccino che Lungo, lungo, da Riccino ha fatto un errore. attenzione, la Oh, perde. drifting murettino per da Riccino. Andiamo a vedere cosa ha combinato da Riccino, perché Era troppo era lungo. veramente troppo veloce. Ha staccato troppo tardi. Sì, staccato domani. Peccato per da Riccino, perché mamma mia, Matteo non si Fix tiene la aspettava posizione su Luca l'attaccata. Deville. Curva 1 tiene la posizione. E intanto Zona inizia a fuggire. Non come prima, però, perché è ancora un secondo e mezzo. Quindi non sta proprio, come dire, volando come prima. Ma comunque, giri da paura. Giri da paura anche per Nick, perché sto guardando il suo passo. Ha fatto praticamente 4 giri identici: 48,4, 48,4, 48,3, 48,3. Quindi Buono. super costanza da parte sua. E Soft Pix sta tenendo comunque su TripAdvisor, non Sì, molla, un sì. secondo e 9. Un secondo e 9 di Non molla. distacco. Falco, Falco esce. No, Che Falco. puttana. L'ho visto lì fuori. È uscito lungo, ma no, ma come? Andiamo a vedere il perché e come ha fatto a uscire fuori. Ah, la sabbietta. Ah, Che l'ha rallentato. peccato. Sì, l'ha proprio rallentato totalmente la sabbietta. Stava scavando. Ma sta Peccato scavando con la veramente. sabbia e peccato. Dopo un quarto d'ora è arrivato un piccolo errore che è costato caro, perché attenzione, inizia a salire. Comunque Falco, sì, ha ti dico fatto una 15 cosa. minuti veramente super. Devi accelerare, Falco, devi accelerare, Villami, accelera. Vai che ci sei, vai. Adesso si mette in scia di Santore, potrebbe fregare la nona posizione, ma Falco, secondo me, ci è rimasto male per quell'uscita di pista, quella sabbietta non ci voleva. Ma adesso in scia su Santor potrebbe ritentarsi la staccatona della vita, come ha dimostrato prima, Prova, e ci riprova, prova. ragazzi. Il nostro Falco, il nostro Falco ci Attenzione. riprova. Oh mamma mia, cosa stava facendo? Mamma mia. Mamma mia, Falco, mi stai facendo. Sei un grande. Ha tentato veramente Kimi Ice sta andando alla l'impossibile. caccia di Luca Deve e Matteo Fix. Kimi Ice è alla caccia, alla caccia. Azzurro Sì. Napoli, intanto 4 secondi di vantaggio su Nick. Mamma mia, Mentre mi rimangio quello che ho detto allora. Nick Mi 6 rimangio quello che ho detto. Nick 6 secondi su trip. Mentre Ace of Peak piano piano rosicchia qualche decimino a trip. Mentre Mancio, mamma mia, Mancio sta volando. Secondo me Mancio ha messo Sì, mappa 0, mappa meno 2, perché non è possibile. sta volando e sicuramente farà un magheggio delle sue,
con quella strategia, secondo me, tira fuori qualcosa di che non ci aspettiamo. Vediamo. Stiamo Vedremo, vedendo. vedremo. Intanto ritorniamo Ma indietro sì. perché Falco si trova invece a posizione sempre in zona scia con Samtor e secondo me potrebbe ritentare il sorpasso, perché la lotta tra Samtor e Falco è una lotta infinita. Anche in gara 1, se non erro, c'era la lotta tra Samtor e Falco, in gara sprint. Sì, vero. Loro due sono sempre in lotta, E veramente, ogni infatti gara. è una gara proprio a dammi la posizione, ma non che me la riprendo, Oh, e così. ecco lo mangio che si ferma. Prova un undercut 40 litri per lui. subito. 40 litri, 40 mescola litri. morbida. Attenzione Però dai, Falco. visto che si è Attenzione fermato. Falco. Falco lo ripassa in zona rettilineo. Vediamo un'altra inquadratura dall'alto che ci fa vedere bene l'impostazione della curva. Incrocio di Falco perché Samtor esce lungo. Gli ha messo la pressione e Falco riesce a passare Mamma Samtor in curva 1, prima variante. Cosa ha fatto Falco? Grande concentrazione la sua. Mentre Samtor purtroppo si è fatto prendere magari da. Come si può dire, dalla pressione che gli stava mettendo Falco, perché erano veramente diversi giri con un distacco sotto il mezzo secondo, e quindi erano entrambi attaccatissimi sempre in scie. Peccato per Samtor che è uscito lungo e ha perso 3 secondi su Falco, 3 secondi e Poi c'è mezzo. anche Kimi-Ice che intanto ha superato Matteo Fix e sta, è dentro gli scarichi di Luca Devil e lo passa adesso, probabilmente perché ha fatto un errorino all'esmo 2, quindi Lo vedo. arriva adesso. Arriva. Eccolo. Inquadratura dal fronte. Riesce a passare Kimi Ice. Mamma mia, Kimi Passa in Ice. quinta. Ha messo il turbo anche lui nella sua Viper. Mamma mia. Esce un po' lungo Matteo Fix. La spinna. La spinna Matteo Fix. Aia, La spinna. tanto Peccato si Matteo ferma Fix. Zona Napoli, risponde all'undercut di Mancio molto Andiamo a vedere probabilmente, la vuole. staccata, come ha fatto a uscire, perché gli ha saltato l'auto, che ha fatto l'impostazione Raskario. Ah, eccolo, eccolo, eccolo. Peccato, peccato, ha perso aderenza nel cambio di direzione, e gli ha saltato l'auto e lo ha portato fuori. Peccato. Intanto Azzurro Napoli, ingresso ai box, anzi scusa, uscita la sua con 94 litri. Matteo Fix e Santo anche. Matteo Fix e Santo si fermano. E comunque sì, non so se l'avete visto, ma comunque Azzurro Napoli aveva super morbide, quindi mi ha Supermorbide, adesso non è smentito. morbide, quindi ha praticamente ripetuto la stessa strategia di gara sprint. Esatto. Mentre Sì, gran sprint Mancio con super invece ha usato le gomme morbide, cioè le supermorbide all'inizio di morbide. Sì. gara, anzi per tutta la gara sprint, mentre in questa gara endurance ha iniziato con le morbide per poi concludere con le super. Vedremo però se riuscirà a far durare questi 20 minuti. Anche perché le super qua vengono usurate, per quanto sia tutta una pista di visto di rettilinei. Però Azzurro Napoli, vedremo cosa ci farà vedere dopo questo ingresso ai box. Mentre Nick 7 secondi circa, anzi quasi, di vantaggio su TripAdvisor, che riesce un po' a prendere distacco su Ace of Peak. Quindi Ace of Peak deve aver commesso magari qualche errore in secondo trip, perché Proprio da qualche tipo di sbavatura, sì, perché alla fine è un po' elastico, sono lì, sballa qualche decimo, ma sono sempre mentre attenzione Kimi Ice compagno di squadra di Falco, che si trova adesso in settima. Kimi Ice adesso è a 9 secondi di distacco su Ace of Peak, e c'è un Luca Devi dietro che sta spingendo tantissimo. Attenzione perché il trip ai TripAdvisor entra box. ai box. Trippa i Andiamo a box, vedere tira dritto, Azzurro. Kimi Ice, entra anche Luca Devil, entra anche. Luca Devi aveva le super. Intanto Azzurro Eh Napoli, sì, quarta posizione per lui, ma Falco, ricordiamo 6 che i litri, primi tre devono ancora 6 litri, entrare ai Falco. box. Mamma mia, Mamma mia. esce trip con le super morbide e 80 litri, quindi ha messo meno benzina di quanto ne ha messa Azzurro Napoli. Quindi evidentemente la Supra consuma forse un pochino di più, anche se è entrato al giro prima, quindi vediamo un po', magari anche questo fattore può cambiare. Intanto Si ferma anche Mattia. Trip e Mancio in settima e ottava, mentre andiamo avanti perché avevamo
Dariuccino Panzon che è entrato in box, ha fatto la sua sosta. Da Riccino no, non si è ancora fermato lui. Ecco, lui ecco. E Alecala si devono ancora fermare. Il resto sono tutti. No, anche Nick, anche Nick Ace, e King Ice. Sì, infatti Azzurro sì, Napoli sì. Ha solo 19 secondi di distacco sul primo che sta piano piano rosicchiando. E quindi l'ingresso in box dei primi tre ritirano la prima posizione ad Azzurro. Sì, sì, sì. Cioè, allora, Ace e Kimi forse tirano ancora un paio di giri perché hanno benzina, le gomme non sono neanche messe male, loro hanno le morbide. Invece Nick penso che si ferma perché ha super morbida e vediamo, non so infatti. Quanto senso ha continuare, infatti si ferma. Intanto ci avevano chiesto un onboard su Ace of Peak, infatti aspettiamo che anche lui entri ai box perché glielo faremo poi appena avrò le gomme belle cambiate. Eccolo qua, entra in box, ci ascolta in live ed entra. Entra Ace anche Kimi. Ice, e quindi tutti, al momento ovviamente. Prima posizione di Azzurro Napoli, e devo dire che l'undercut sia di Trip che di Mancio gli ha portato vantaggio entrambi, perché adesso Mariuccino deve entrare in box, infatti entra in box anche lui, attenzione ai rischi, taglio linea. Quindi Trip ora si troverà. Dire anche che Nick. C'è a dire anche che Mancio ha guadagnato tanti secondi su Trip e adesso sono solamente a 4 secondi l'uno con l'altro. Attenzione perché si mette in mezzo dei soft picks, però. Attenzione perché attenzione. Nick adesso però ha le morbide, non ha le super, mi pare. Sì, hanno sia Azzurro che Nick morbide. Tutti gli altri da seguire sono super morbide. Infatti, fino a Kimi Ice è super morbide. Ace of Peak riesce a uscire dai box prima di Mancio, davanti a Mancio, quindi sì. Grande Ace of Peak, anche se Mancio ha recuperato veramente tanto. Sì, si è fatto, te l'ho detto che faceva la sua magia, infatti adesso al podio è molto più a portata rispetto a prima, si è avvicinato. Certo, bisogna stare attenti a non bruciare le gomme perché mancano più di un quarto d'ora, quindi attenzione. Perché Luca Davis in settima posizione. Tanto Ace ha fatto un errore perché ha perso 2 secondi dal Trip e Mancio lo sta superando. Eccolo Mancio. Andiamo da Mancio. Eccolo qua. Rettilineo prima della Scari. Prende l'interno stavolta. Vediamo se riesce a passarlo stando all'interno. Sì, qua ha vinto la staccata di Mancio. Ha vinto la staccata di Mancio. Ha fatto veramente una staccata incredibile. Riesce. Poco da fare. Mentre invece volevo andare da Falco, che è uscito dai box mi pare per ultimo, perché aveva meno litri di tutti. Sì, Falco consuma veramente tantissimo, infatti rispondo qua in chat, praticamente aveva 20 litri meno degli altri con la sua mamma Viper. Mia, ragazzi, mamma mia. Però ora stiamo in 15 litri. Vedo anche la penalità il nostro Falcone. Peccato. Mentre vedo la lotta lì davanti tra Samtor. Andiamo da Samtor e Dariuccino. Contatto sì, leggero. Sì, è pericoloso lì Dariuccino. Contatto leggero fra Dariuccino i due. Andiamo a vedere cos'è successo qua fra i due piloti Samtor e Dariuccino, perché rimangono fianco a fianco. Ovviamente Dariuccino credendo si trova Samtor, però Samtor ovviamente lo lascia scorrere, quindi complimenti. Tanto però l'incrocio qua, esce molto meglio, no, sì, è uscito un po' meglio, ma ha perso un mezzo secondo. Intanto Azzurro Napoli si trova a quasi 11 secondi di vantaggio su Nick, con un secondo di perdita che lo sconta praticamente molto easy, molto velocemente. Intanto andiamo da Ace of Peak, che al prossimo giro li dedichiamo l'onboard. Quindi facciamo esattamente. Perché non mi fa. Mamma mia, si è buggata la visuale, ragazzi. Andiamo da Ace. Ecco qua. Mi basta che faccio così e sono dentro. No. Vediamo se ora funziona. No, non funziona, va bene, ok. Devo metterlo manualmente. Ok, io direi allora di entrare on board con Ace of Peak ITR Aston Martin. Eccoci qua. Siamo on board con Ace.
era dentro la sua Aston Martin, non 12 anni. Tanto rispondo a chi ha per Max Tier, no, si sono fermati tutti, quindi tutti i pit stop sono stati eseguiti, ecco. Quindi adesso gli ultimi 13 minuti di gara Azzurra Napoli funziona, è così, ai, tanto ai, per dire. Con le morbide. Yes. Fuchs era pochi millesimi, però Fuchs è un settore. Mamma mia. Attenzione perché Mancio in quarta posizione, un secondo e 9. Distacco sul nostro Ace. Adesso abbiamo Sampdoria e Riucino sempre lì in lotta, adesso Sampdoria è riuscito a passare da Riucino, quindi nona posizione per lui. Per il resto abbiamo Falco che è lì con Mattia, però adesso ha perso un pochino il contatto. Mamma mia, vediamo qua la Scari, molto molto pulita la guida di Ace. La sua guida, veramente bravo. Ed eccoci qua, il traguardo. Rispondo alla domanda in chat, trip Mancio 3 secondi e 2, costante a qualche giro, però Mancio ha guadagnato 13 nell'ultimo giro, Hanno fatto entrambi il loro best personale tra l'altro in questo passaggio, perché in tutto ciò comunque Nick è a 5 fatto... secondi di vantaggio su trip, Tanto ti dico che Mancio ha guadagnato mezzo secondo solo nella prima curva, è entrato veramente a cannone, ha guadagnato mezzo secondo solo lì. Mamma mia, ma cosa sta facendo Azzurro, Cosa sta facendo Azzurro? Sì, devastante, veramente. Però Nick comunque sta tenendo, Certo, prende un secondo giro, però ormai lo standard è quello, nel senso, oltre Azzurro sono tutti più o meno lì alla pari. Attenzione. Diciamo che c'è comunque da dire che sono tutti abbastanza staccati, però cioè Nick, Trip, Mancio, Ace e Kimi sono tutti a 3 secondi uno dall'altra, quindi sono potrebbero comunque ricompattarsi in questi 11 minuti, non è da escludere. Vedo veramente bene i Trip perché sembra che piano piano stia rosicchiando qualcosina a Nick. Mentre qua nella visuale proprio dell'uscita di Esmo 2 si è visto un Mancio che è uscito un po' nella sabbiettina e quindi ha perso un po' in uscita su Trip. Però mamma mia, Trip si avvicina un po' a Nick, vediamo un po' se riesce a superarlo, a recuperare almeno la seconda posizione. Vediamo. Intanto andiamo da Ace of Peak, quinta posizione con 2 secondi e mezzo di distacco su Mancio. Un vantaggio di 3 secondi e 180 su Kimi Ice. Sono un po' adesso distaccati dal sesto in poi comunque. Adesso vedo che praticamente tutti stanno facendo il loro best personale, quindi sono le gomme, c'è la condizione ideale proprio quindi, tra gomme e benzina. Perché proprio sto scorrendo tutti i piloti e praticamente tutti hanno fatto il best lap personale o adesso o nel giro precedente. Sì. Stanno girando peccato, tutti molto forte. Peccato per Falco, perché secondo me quella sosta ai box lunghissima per il rifornimento gli ha praticamente rovinato la gara. Perché secondo me se avesse avuto comunque lo stesso litraggio, almeno dei suoi avversari, non sarebbe uscito così indietro, cioè non sarebbe poi uscito dai box. Sono d'accordo, sì. Peccato. Più che altro è che se non avesse fatto quell'errore lì, magari sarebbe comunque ancora lì nel gruppo. Però veramente con quei litri poi da caricare in macchina, sono tanti secondi persi ai box. Quindi sì, anche quello conta. È un peccato. Attenzione perché se che cosa? Un stacco. No, c'è Mancio che ha perso un secondino su Trip, forse non so se ha fatto qualche errore lui o...
Ai ai. Non so. No, ma sembra sai anche che è un Grip misto. comunque che stia andando più forte, perché ha preso adesso quasi mezzo secondo su Nick. Sì, è un po' un, è stato un po' l'insieme delle due cose, perché Trip sta guadagnando su Nick comunque, invece Mancio ha perso un po'. Adesso vediamo cosa girano. Allora, Trip 48-0, Mancio 48-9, quindi un secondo netto, quasi un secondo. Ai ai. Mentre Nick, ho visto che sta girando, è in 48-1, quindi ha diciamo appena che fatto Nick il suo e best. Trip sono molto, 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 molto simili. Sono lì. Sì. Intanto andiamo da Ace of Peak, che appunto ha ripreso un po' quel distacco che si era formato da 2 secondi e mezzo con Mancio, è sceso a 1 secondo e mezzo, quindi proprio ha perso un secondo Mancio in questo ultimo giro. Sì, 9-10 mi ha perso, sì, proprio netti. E intanto Fuchsia, Kimi Eyes, Fuchsia. Mamma mia, vediamo se riesce a concretizzare questo Fuchsia. Dariucino! Dariucino è crashato. No, cavolo. Che peccato, veramente, perché comunque. Infatti anche prima quel crash lì, cioè quella gara che aveva fatto. Adesso che se l'ha fatto ancora, peccato veramente. Era lì in lotta costante. Peccato, peccato. Perché sarebbero potuti comunque essere punti importanti per Scuderia Racing Team Italia. Però sicuramente questi crash, mamma mia, sto Gran Turismo, ragazzi. Speriamo appunto che con il 7 appena aggiusteranno la gestione delle lobby, cioè, si incontrino migliorie rispetto a questo, vedremo. Intanto Sandor è nono, indisturbato, ha 5 secondi di vantaggio su Mattia e 4 secondi di distacco su Matteo Fix. È un vero peccato vederlo solo, perché era veramente in bagarre infinita col Falco. Sarebbe stato veramente fantastico rivederli montare insieme, perché era veramente, secondo me, il centro dell'attenzione. Erano veramente una macchina sola. Si passavano e si ripassavano. Troppo figo, veramente fortissimi tutti e due, troppo, troppo bello, veramente era. Sarebbe stato rivederli insieme. Intanto Alecala, c'è 2 secondi e 2 in svantaggio, cioè indietro su Falco, e sta cercando di recuperare il Falco, anche se il Falco ovviamente non molla. E c'è Nick che e Trip che stanno girando praticamente in fotocopia, anche se adesso in quest'ultimo giro ha perso qualche decimino Nick, forse vediamo adesso sul traguardo cosa dice il cronometro, ma un pochino perso, sì, Nick. Infatti Trip sta. Sì, sì, si migliora. Ha migliorato 2 decimi e mezzo sul suo best, quindi. Sì, sì. Sta andando forte, sta andando forte. E invece Mancio, sì, sembra che non riesce a trovare la quadra e rimane sempre lì 4 secondi, 4 secondi e 3. Sì. Non riesce a. Magari ha fatto qualche errorino che lo ha portato all'usura un po' forzata delle sue gomme, quindi ora non riesce più a sentirsi a suo agio con la vettura. Gli ultimi 5 minuti restanti ha fatto un undercut pazzesco, quindi sicuramente le sue gomme saranno un po' più sofferenti. Anche se sta girando in 47,7. No, perché ti dico, guardando le gomme, wow. In realtà sì, sono un pelino più consumate, ma proprio. Cioè, quasi non si nota. Tra l'altro ha fatto un 47,7 adesso, mentre Trip un 48,2. Quindi Mancio si sta dando sì, no, da fare. Infatti adesso forse vediamo se in questi ultimi 4 minuti. Però beh, 4 secondi sono tanti, eh. Sì. No, mappando, chi non si sta mappando, no, perché comunque ancora un quarto di piano ce l'ha, quindi è tranquillo, sono tutti nella stessa situazione, tranne Ace e Kimi che hanno consumato un po' di più, anche Luca Devil, Matteo Fix,
Sì, più vai indietro nelle posizioni, più l'ho consumato. Sono riuscito a gestire meglio davanti, primi Ai quattro. ai ai, attenzione perché Azzurro Napoli sembra fare un po' da elastico con Nick perché in certi tratti perde su Nick mentre in altri guadagna tantissimo. Infatti, vedremo se starà gestendo anche magari Azzurro, anche se ha messo 94 litri alla sua sosta, quindi penso che come che a livello di benzina non si trovi assolutamente in difficoltà. Per quanto la Supra comunque beve tantissimo. Intanto Trip 3 secondi di distacco su Nick, ultimi 3 minuti di gara. Quindi qua ormai conta tutta la costanza e la pulizia di guida perché basta veramente un errorino e rischi di perdere tutto. Attenzione. Mancano due giri adesso, due giri, Mancio è tre riuscito a minuti. riguadagnare quel secondo e mezzo che aveva perso su Ace. Quindi a 2 secondi e mezzo di distacco. Attenzione perché Luca Devi, settima posizione per lui. Invece in gara 1 mi pare che ha. In gara 1 ha portato la 8ª posizione Luca Devi, no la nona, non mi ricordo. In gara scorsa. Sì, mi sembra che era in ottava nona, sì, anche secondo me, sì. Quindi Luca Devil non è riuscito a riscattarsi in questa gara, evidentemente appunto non si trova magari a suo agio con questa vettura rispetto alla stagione scorsa, però è lì, settima posizione per lui, quindi centro classifica è grande, anche perché la Supra appunto non è un'auto facile da portare. Intanto Matteo Fix, 8ª posizione per lui, sta cercando di dare il massimo, ma si trova a 9 secondi da Luca Devil, mentre attenzione perché Santor lì non sembra volerselo lasciare scappare, perché curva dopo curva sembra che gli mangi qualche decimino Santor, quindi deve stare attento alla 9ª posizione Matteo Fix, che si avvicina Santor. E Mattia altrettanto sembra avvicinarsi un po' a Santor, anche se qua in uscita ha perso un po'. Mamma mia, che gara, qua sono comunque Ultimo giro. tutti molto staccati tra di loro, eccetto Recala Sì, che, ormai. mamma mia, è quasi in Sì, zona scia su ormai. Falco. Ormai abbiamo capito che in queste gare, cioè proprio in generale, gare endurance su RTI, arriviamo fino al primo pit stop, poi il secondo stint, tra Sì, chi ha consumato più e chi ha si consumato di meno, distaccano. si stacca. Abbiamo normale, comunque normale. Attenzione perché Alecala in zona scia su Falco. 6 decimi, anzi mezzo secondo di distacco. Vediamo cosa. Oh, che staccatore, che ingresso di curva per la Supra di Alecala che ora potrebbe tentare il sorpasso negli ultimi 30 secondi sul traguardo. Mamma mia, vediamo subito. Oh mamma mia, Falco, il re delle staccate, ha mollato un po' prima. Ha mollato e quindi Alecala riesce a fregare l'undicesima posizione a Falco. Anche se Falco è uscito veramente bene dalla prima variante, vediamo subito se riesce ad avere testa a riavvicinarsi. Eccolo! Si prende l'interno in uscita, anche se la Supra sembra averne di più. Intanto Azzurro Napoli si porta a casa la vittoria di questa quarta tappa di Monza, stampando l'ultimo giro in 47,8 e dando oltre 15 secondi di distacco al nostro Nick. Che attenzione, Grandissima Trippi gara. stava recuperando giro dopo giro. Peccato. Ecco Mancio, quarta posizione, quindi Prandelli, punti per loro, terza e quarta, mentre Azzurro Napoli si porta più punti possibile, perché ha fatto gara sprint, qualifica, giro veloce in gara sprint, giro veloce in gara endurance, Tutto. è tutto, si è portato a casa tutti i Sì, punti veramente. Sì. possibili Stasera e immaginabili. ha fatto tutto. E Mancio comunque, adesso tenendo conto di quello che è successo,
buonissima posizione perché ha fatto una bella rimonta. Era il dodicesimo. Eh sì, ha recuperato tantissimo. Attenzione perché arrivano tutti, arriva Samuel, arriva anche Mattia che rallenta sul traguardo. Forse è finita la benzina, Mattia. Ale cala, Sì, attaccato da sì. Falco. Arriva in Mamma mia. volata. Oh, Attenzione, falso Falco, lo salto. passa. Ah no, 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 no. Ma cos'è successo? Cos'è sono passati. successo? No, no, Aldo aveva penalità, aveva penalità Aldo. Ah, ecco cosa è successo. Cavolo. Sì, no, anch'io infatti poi non ho più visto neanche il pistacco, ecco cosa succede. Dimmi che sono stati identici perché. No, Mamma ha mia. preso una penalità. Ha E preso una penalità Aldo. intanto, che dire, attivati bella webcam. Gara Yes. fantastica, gara veramente fantastica. Spettacolare. Sì, veramente. Ci hanno lasciato veramente a bocca aperta questi piloti GR3 oggi. Peccato ovviamente agli assenti che non hanno potuto partecipare come Sturla e non so se mancava qualcun altro oltre lui. Perché secondo No, me è sarebbe l'unico. stato, sarebbe Sì. stato fondamentale anche in questa tappa. Che dire, io inviterei appunto in questo Sì. canale Zoom i nostri tre del podio e anche l'MVP di serata, che vedremo chi avrà vinto il premio come MVP. Che dire, io faccio assolutamente i complimenti a tutti, ma Azzurro Napoli, ragazzi, spettacolare, cioè è un mostro, cioè Mai, con non la abbiamo più Supra cosa parole. fa? Cosa fa? Cioè, è incredibile, riesce veramente a... Boh. Boh. Veramente. Spettacolare, spettacolare. Tanto Aneras, my dad, che secondo lui l'MVP potrebbe essere Trip. Beh, in effetti Trip ha fatto una bella, quasi Anche due belle secondo me. gare. Vedremo, vedremo. Allora, intanto Sbinotto sta spoilerando i tempi di Spa con la Super Formula. Quindi, Matteo, dobbiamo allenarci. Io non ho ancora fatto un giro, quindi fai te. Domani mi sa che inizio. Dobbiamo Anche se non. trovare il tempo per correre almeno un po', perché cioè non possiamo fare la gara solo facendo delle prove 10 minuti prima. No, è vero, è vero. Ciao, mi sentite? Sì, ma Ciao, non ti Nick. vediamo. Ciao, ok. Ciao, ragazzi. Vediamo la tua foto piccolissimissimissima. Eh sì, Edo, qua mi sa che Super Formula, mi sa che non ce n'è, non No, ce n'è. no, Meno, no. meno, beh, no, beh, tu sì, io no, No, ecco, diciamo io cosa. sì, ma cosa? Io vinco perché c'ho culo, cioè non è che vinco, cioè vinco, se faccio podio perché sbagliano gli altri. Cioè, e intanto, ovviamente, ragazzi, per quanto Trip abbia fatto la sua bellissima gara, Driver of the Day azzurro, ma non c'era da aspettarselo, ha fatto veramente una super, super gara. Cioè, super gara, ha fatto tutto, ha fatto. Quindi, Ecco, complimenti azzurro. secondo me oggi Trip è proprio riuscito a diciamo a esprimere al meglio il suo talento perché le altre gare è andata sempre in sfortuna. Oggi invece è andato tutto bene e ha sfruttato l'occasione. Sì, Quindi adesso si è collegato. secondo me Trip si stava ascoltando i Children of Bodom mentre era in corsa e quindi ha trovato la quadra. Come facevo io stagione scorsa, musichetta, e si andava. Intanto abbiamo su Zoom chi è che manca? È Manca entrato Azzurro, mi Nick. sembra. Sì, poi ci siamo. Manca Azzurro e Trip è entrato. Trip, sì, è Perché mutato, ma io ce non l'abbiamo. ho la schermata, quindi... no, non li vedo, quindi tu che hai la schermata lì. Intanto, che dire? Aspettiamo che entri Azzurro. Se entra. Vediamo un po'. Comunque, ma te c'hai una lucina nella tua stanza che ogni tanto si accende, si spegne, fa tipo... non so. No, sai cos'è? È la Eccola. televisione, è la televisione. Diventi arancione, poi bianco, arancione, Sì, poi guarda, è bianco. così. Guarda, è così. No, è un allarme questo.
È un Sì. allarme. Vabbè, dai. Va bene, dai, allora adesso il triplo io vedo mutato, non so se ha problemi, ma non lo sentiamo. No, non lo sento No, adesso. no. Ah, Va, va. Mi volevo eccolo disturbare. il Eccolo lì. nostro Panta. Va bene, dai, allora, visto che ci sono più o meno tutti e tre, iniziamo con il trip, che anche se la webcam spenta, fai là il suo nome qua. Così la provo a accendere, verticale o Vai, vai. orizzontale? Verticale, verticale, verticale. Anzi, vediamo come risulti in verticale. No, mettila orizzontale. Mettila orizzontale. Ecco Là. Non qua, si perfetto. vede nulla perché sono nel buio più pesto, ma va bene Ma comunque. siamo in due. È perché tu non Non mi è vedi. proprio. Allora, Trip, che dire? Com'è andata questa gara? Come ti sei trovato? Gara sprint e poi gara. Finalmente qui, mettiamola così. Ce l'abbiamo fatta, è stata dura arrivare in intervista, ma ce l'abbiamo fatta. No, comunque sprint è andata abbastanza bene, partenza è stato un po' un patatrack, evitato. Ringrazio chiunque fosse dietro di me perché nessuno mi ha preso, nonostante abbia fatto la curva 2 all'ora per cercare di lottarmi il posto con Nick, il primo posto, poi dopo gestita. Diciamo, ordini di scuderia sull'invertire le posizioni per provare ad attaccare Nick nel finale, poi si è portata a casa la macchina, mettiamola così. E invece la long race è partita anche quella bene, diciamo che le partite sono andate bene abbastanza entrambe, siamo andati via abbastanza tutti quanti lisci, almeno davanti. E poi non avevo sicuramente nel passo di Azzurro che ha dimostrato come al solito un passo eccezionale. E, peccato per Nick perché ho calcolato male la benza, averla messa potevo metterla un po' di più per spingere perché vedevo che nel secondo stint guadagnavo un po', ecco. Nel primo gestito, visto che c'era abbastanza bagarre per i primi test, sono stato dietro a farmi gli affari miei con Kimi, con Kimi Ice, e poi dopo è successo quello che è successo in una staccata. Diciamo, io e Dace ne abbiamo approfittato, mi è sembrato, e poi dopo la gara è finita, tra virgolette, lì, dopo si è solo gestito. C'era quel sogno di quella seconda posizione che vedevo che mangiucchiavo a ogni settore qualcosina, ma serviva qualcosina in più. Però sono contento. Beh, dai, Finalmente diciamo. due buoni risultati, Ma finalmente. sì, ma guarda, Campione. io che appunto, cioè, sono vostro capo scuderia, dai, siamo Prandelli. Faccio complimenti sia a te che a Mancio, perché comunque in gara 2 avete portato terza e quarta posizione, quindi ottimi punti. Mentre in gara 1 lo stesso, avete fatto terzo e quarto, mi Sì, pare, però no? posizioni invertite, cara una rispetto a gara Esatto, 2. Mancio terzo e quarto tu, sì. Quindi io sono soddisfatto del lavoro che state facendo in scuderia e complimenti per la gara di oggi. Peccato per Mancio, e anche per Kimi Ice, perché eravate veramente uno spettacolo da vedere, tutti vicinissimi, era una bagarre infinita inizialmente. E poi c'è stato quel contatto alla curva 1 tra Kimi e Mancio, che ovviamente Kimi sportivamente lo ha atteso, però entrambi sono ripartiti dal fondo, quindi molto difficile la loro ripresa. E Mancio con un undercut mostruoso ha dimostrato di aver un talento con i suoi recuperi. Quindi spettacolari, spettacolari tutti. Complimenti. Complimenti avanti, perché ho avuto anche in parti la calma necessaria per recuperare. Non è da tutti, detto poi soprattutto da me, non è da tutti mantenere la calma in certe situazioni. Esatto, quello che ti dico sempre, stare tranquillo, fare la tua gara e come va va, come non va non va. Grande, Esatto. grande, grandissimo trip. Che dire, Matteo, se hai qualche domanda tu da fare, non so, o se passiamo No. al Nick. Come domanda, no, volevo sentire ribadire quello che ho detto prima, ovvero che, come hai detto appunto quando sei entrato in intervista, finalmente qua. Diciamo che questa è un podio che finalmente stasera sei riuscito a sfruttare al massimo, diciamo, le tue abilità, perché appunto le prime tappe è stato anche un po' un misto sfortuna, un po' fattori negativi, invece stasera sei riuscito proprio a fare due bei risultati, quindi complimenti. Grazie, grazie mille. Grandissimo trip, già ci sentiamo in gruppo. Grande. E intanto passiamo a Nick, secondo.
arrivato, cioè secondo classificato di oggi, perché è secondo sia in gara 1, cioè in gara sprint, che in gara Endurance. Ci sei, Nick? Sì, ciao a tutti, mi sentite? Eccoti! Sì, alla grande, forte e chiaro. Sì, hai ragione, Edo, e secondo anche in qualifica, quindi oggi è stata la giornata del 2 per me, nel Oggi senso 2. che... no, diciamo che la qualifica mi ha salvato un po' perché so che sia Mancio che Trip ne hanno più di me anche in partenza, e quindi partire secondo a Monza significa partire interno nella prima variante, quindi ho tenuto sempre la destra. E ho fatto in modo appunto di non essere superato da loro. E poi niente, Azzurro, come ha già detto Trip, ha il suo gran passo, e sapevo che nonostante l'avessi superato in partenza, perché tutti sappiamo un po' la lacuna della Supra in partenza, sapevo che sarebbe durata poco, nel senso che vedevo soprattutto alle due di Lesmo che mi studierò il replay perché non so come faceva. Io so di sbagliare un po', soprattutto quando poi le gomme iniziano a usurarmi, ma mi prendeva 4 decimi a curva, cioè a fine delle due Lesmo mi mangiava 8 decimi. Complimenti a lui, come sempre, dimostra la sua bravura in tutto. E niente, poi dopo sono stato anche secondo me un po' fortunato perché, come ha detto prima Trip, c'è stata un po' di bagarre e questa cosa mi ha permesso nei primi giri, quando avevo come di prendere un po' di margine. Infatti la sprint race, diciamo, ho notato che con le super morbide si faceva senza problemi. Poi giocavo molto sul bilanciamento, tenevo tutto più uno tranne la variante 1-0, quindi avevo fisso il cursore sul freno, che ci giocavo molto nel bilanciamento. E io ho fatto la strategia opposta a Trip, nel senso che ho spinto molto il primo stint nella gara da 40 minuti con le super morbide, e poi invece ho tentato di mettere meno benzina, e poi ho dosato un po' con le morbide. Avevo quasi paura di non arrivarci, poi quando ho visto che mancavano 3 giri e ne avevo a sufficienza, ho iniziato a spingere un po', perché effettivamente Trip mi rosicchiava ogni curva un decimo, quindi sul lungo stint è una delle mie grandi pecche, non riesco a perdo, diciamo, la costanza. Però sono più soddisfatto veramente, perché è stata una gara. Ho fatto due staccate, una con Mancio, un'altra con Trip, nella prima variante, che stanotte mi sognerò Prandelli, veramente. È stata una cosa proprio in affiancamento per tutto il rettilineo, poi lì era a chi stacca dopo la vince. Sì, È è stato vero. Uno spettacolo, è uno spettacolo. molto, molto bello. Poi in gara 2 ci siamo trovati addirittura in 3, c'era anche Azzurro che ci aveva pescato dopo la Ascari. Dico, oddio, qui adesso chi passa, chi passa, chi passa? Cioè, è stato veramente avvincente entrambe le gare, insomma. È vero, è vero, è vero. Ma poi c'è stato il momento in cui eravate davanti e c'era praticamente Azzurro che staccava dove voleva e accelerava, impostava l'auto, rispondeva esattamente non lo so, alla sua mente e quindi riusciva tranquillamente a mettersi anche dietro di voi a dirvi: oh, fatemi passare che mi fate ombra. Cioè, si Sì, vedeva che Azzurro proprio voleva entrare e è un mago con quella Supra. passarvi. Infatti l'abbiamo Davvero, detto sì. anche in live perché fa paura, fa veramente paura, Azzurro, super Sì. super veloce. Poi un computer non sbaglia mai. Anzi, ogni tanto toccava al bordo strada, rischio sabbiettina, però la Supra non lo sa che No, ma tocca lui con la sabbia, la quindi va. tiene, esatto. Esatto. Ma per me, infatti, è già una vittoria riuscire a stare avanti a lui per 2 giri. Per me quella è già una vittoria, perché comunque poi Azzurro è sempre molto pulito e sa dove poter superare, diciamo. Quindi giustamente ha aspettato il momento giusto. Poi se uno qui perde la scia, non recupera più. Assolutamente. Infatti, dopo 3 curve lui se ne andava, ha detto vabbè, addio sci, è stato bello. Infatti c'è stato Gigi Rox in cabina che diceva: però in questa gara Endurance non sembra che Azzurro stia tirando come in gara 1. A few moments Come later, 10 secondi. voleva si dimostrare, appunto. No, Esatto. complimenti a lui davvero, complimenti a Trip, a Mancio, a tutti davvero, al mio Complimenti compagno di anche squadra, a a tutti. te, grande, grande Nick, grande. Grazie, grazie a tutti. Niente, io passerei allora la parola a Matteo, se ha bisogno di
appunto, di dire qualcosa, di non so. No, lo sento fare tanti complimenti a te, Nick, visto che finalmente questa stagione siamo riusciti a ottenere un bel risultato. E veramente, sinceramente, non me l'aspettavo che in gara 2 riuscivi a tenere la seconda posizione. Invece, hai fatto un passo Nemmeno io. super. Perché vedevo sempre Tripp che si avvicinava, però non è mollato niente, quindi sono riuscito a tenerla. E niente, sono tanti complimenti e finalmente questa Jaguar l'abbiamo portata a podio, dai, questa stagione. Esatto. Grazie, Matt. L'hai Grandissimo. portata, l'hai portata. Che dire, adesso abbiamo l'MVP di serata, il primo classificato di tutta questa quarta tappa. Si è portato a casa veramente tutto, tutto quello che c'era da portarsi a casa. Io ho la telecamera che sta buggando, bene, benissimo. Ok, non so cosa sia successo, ma mi No, sono non ce l'abbiamo comunque, Edo, non ce l'abbiamo qua in cabina. No, allora io andrei in live Gran Turismo perché si è buggata la fotocamera. E niente. Beh, peccato. Noi Azzurro avremmo voluto farti un po' di domandine, soprattutto sul come riesci a gestire questa Toyota Supra, appunto, al portarla così, boh, non lo so, andare così Avrete comunque forte. molte altre interviste con lui davanti, quindi avrai modo di Vabbè, poco ma sicuro. chiederglielo. Sperando appunto che ci sia, no? Che non ci dia buca come stasera, Azzurro. Però niente, dai, che dire, sono veramente contento della gara di oggi perché ci avete fatto divertire in primis, in più una gara molto pulita e corretta. Nonostante qualche contatto che c'è stato tra alcuni, perché abbiamo visto anche in diretta, alcuni hanno fatto qualche contattino, ma molto sportivamente hanno atteso il pilota coinvolto dai loro contatti, diciamo, quindi molto molto sportivi. E niente, complimenti a voi del podio ancora. Faccio io, ovviamente, perché sono di parte, no, non solo perché sono di parte, ma faccio i complimenti a Mancio, veramente, perché quello swing non voluto lo ha portato a cambiare totalmente la sua strategia e a fare una rimonta incredibile. Quindi, per me, i complimenti su Mancio sono praticamente d'obbligo ogni gara. Veramente un grande, ragazzi. E niente, grandissimi tutti. Grande Nick, seconda posizione. E ovviamente, grande il nostro Azzurro Napoli che si porta a casa la quarta tappa, portandosi tutti i punti di questa classifica. Quindi giro veloce, classifica, giro veloce in qualifica, giro veloce in gara sprint, prima posizione e prima posizione e giro veloce in gara endurance. Grandi ragazzi, che dire? Vi lasciamo con la sigla, la vecchia sigla che abbiamo. Al prossimo appuntamento. Matteo, ricordaci il prossimo appuntamento, se domani si fa live o se saremo giovedì direttamente con le Super Formula. No, appuntamento giovedì a Spa, quindi non mancate perché allora ci sarà sicuramente da divertirsi per voi in diretta, per me. Vabbè, vediamo cosa è stato fuori. Ormai ho capito che questo campionato è così. Però veramente il livello è veramente altissimo, quindi sì, ci sarà una live super sicuramente. Niente, dai. Allora, io Edo ti ringrazio per questa sera. E di che? Ringrazio te. Ringrazio tutti voi, ragazzi. Tutti quelli che ci hanno seguito e niente, allora io darei appuntamento a giovedì. Perfetto, ragazzi. Grazie a tutti. E a giovedì con le Super Formula a Spa. Grandissimi e a presto. Ciao. Ciao Buonanotte. ragazzi, buonanotte. Ciao, Buonanotte. ragazzi.